Con la puntata di oggi iniziamo una serie di riflessioni, sempre brevi, su tematiche di carattere spirituali. Abbiamo visto in quest'ultimo mese e forse qualche giorno in più anche il rapporto di Padre Pio con le anime del Purgatorio e quindi abbiamo riflettuto sulle realtà ultime, come si dice in linguaggio teologico. E riflettere sulla morte ci aiuta a vivere, a cambiare, ci aiuta a convertirci, quindi a vivere bene. Vi è una qualità non solo umana, ma come vedremo anche una virtù nella vita spirituale, che è il coraggio. Spesso Gesù nel Vangelo dice ai suoi discepoli: abbiate coraggio, io vi do coraggio. Ma di quale coraggio si parla? Spesso nella nostra vita, dinanzi a una difficoltà, dinanzi a un lutto, dinanzi a una prova difficile, dinanzi a un concorso da fare, dinanzi anche a dei passi che ci portano a dover chiedere perdono, che ci portano a favorire e a seminare pace e riconciliazione, spesso noi sentiamo questa mancanza di coraggio. Quante volte anche io nella mia vita ho sentito dentro di me: mi manca il coraggio, ho paura, non ce la faccio. Oppure le persone che mi hanno circondato: devi farti coraggio, devi darti coraggio, devi trovare il coraggio. E sapete, noi ci troviamo in questa situazione, cioè ci accorgiamo di non avere coraggio quando ci siamo illusi di essere, come dire, invincibili. Quando ci siamo illusi di avere forza, di avere coraggio, di poter affrontare tutte le difficoltà di questo mondo. Se il coraggio è una qualità dell'uomo, ma è anche una virtù, come vi ho detto, non è una qualità infusa. Noi non nasciamo con il coraggio. Romanzo dei Promessi Sposi, a un certo punto Fra Cristoforo dice: se uno il coraggio non ce l'ha, non se lo può dare. E quindi il coraggio è qualcosa con cui noi dobbiamo, il coraggio è qualcosa che dobbiamo richiedere, che dobbiamo cercare, di cui dobbiamo dotarci, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista spirituale. E il primo modo per avvertire il bisogno di questo coraggio è il desiderare il coraggio, perché non ci sentiamo coraggiosi, perché ci sentiamo bisognosi di aiuto e di forza. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.